amici di Inside, oggi la parola d'ordine è fibra di carbonio proprio come questo alettone, possiamo chiamarlo proprio alettone vista la sua dimensione importante, alettone, tutti i vari componenti dell'estrattore posteriore, il tetto, i baffettini davanti, gli specchietti in carbonio, comunque i freni carboceramici. Vi parlo di carbonio perché? Perché questa che presentiamo oggi è la Engage GTR. Se andiamo sulla parte anteriore, cofano aperto, dove troviamo il cuore, il motore di questa Engage GTR. Un motore che è spostato prevalentemente sulla zona centrale proprio per dare il giusto rapporto di peso sull'asse anteriore e sull'asse posteriore, perché troviamo un 47 sull'asse anteriore e un 53 sull'asse posteriore, quindi comunque una macchina molto bilanciata che aiuta nei trasferimenti di carico e negli ingressi soprattutto di curva. Come su tutte le AMG troviamo la targhetta, la firma di colui che in Germania ha assemblato questa vettura. Un'altra piccola particolarità, se vogliamo dire, che contraddistingue il mondo AMG. Sul posteriore troviamo il cambio perché, come dicevamo prima, per distribuire bene i due pesi principali della vettura e per dargli quel feeling in più anche in entrata di curva, è distribuito in due zone diverse. Inoltre, per aiutare sempre di più a mantenere la vettura a terra sull'asta posteriore, l'alettone che parlavamo prima, un cerchio appunto da 325 come grandezza, unito sempre a parte aerodinamica, a questo estrattore che aiuta a estrarre appunto i flussi del sottosuolo per gestire al meglio il retrotreno, con profili sempre in carbonio sopra alla zona scarico e questo profilo, questo look di giallo che gli dà ancora di più questo lato racing alla macchina. Facciamo un 360 su tutta la GTR per vedere un po' di particolari, un po' di dettagli. Come dicevamo prima, muso molto aggressivo, molto puntato in avanti per ridurre al minimo la distanza dal suolo, con questo piccolo splitter regolabile internamente, il cerchio con dischi in carboceramica con una pinza oro fantastica su un cerchio grigio. Qui sull'anteriore, adesso lo vediamo insieme, troviamo un 275-19 e invece sul posteriore troviamo invece un 325-20. Branchie laterali di estrazione aria calda con la dicitura vuoto biturbo, specchietti in carbonio, tetto immancabile sempre in carbonio per ridurre il peso sospeso. Qui siamo sul posteriore, sempre con la pinza in carbo oro, il loghettino GTR che riprende il giallo dei vari profili che troviamo sulla vettura, la parte in carbonio che dicevo prima sopra allo scarico, lo scarico centrale un po' a richiamare Lamborghini. I numeri di questa GTR parlano quasi da vettura di Formula 1, perché abbiamo uno 0 a 100 di 3 secondi e mezzo e uno 0 a 200 in poco più di 10, quindi siamo proprio a livelli da Nürburgring, a livelli da pista. Con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per
averci visto. Noi vi diamo appuntamento al prossimo video di Inside.